truffa Maravenier, colpa dell'intelligenza artificiale, figli di Pua. La conduttrice di Domenica in vittima di un tentativo di truffa con l'intelligenza artificiale. Come c'era da aspettarsi, l'intelligenza artificiale ha colpito ancora. Stavolta a farne le spese è stata Maravenier che, come è accaduto diverse altre volte in passato, ha scoperto di essere stata usata per un gravissimo tentativo di truffa. A rivelarlo è stata lei stessa poco fa in una storia condivisa su Instagram, nella quale ha annunciato anche di aver dato mandato al suo legale, l'avvocato Assumma, di procedere immediatamente con una denuncia per risalire all'identità dei truffatori. Figli di Pua, ha scritto Mara sulla storia in questione, nella quale si legge il suo lungo sfogo e il racconto dell'accaduto, che riportiamo nel prossimo paragrafo. Maravenier imbestialita, vittima di un tentativo di truffa ai danni dei creduloni. Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa messo in atto a danno di creduloni, ha asserito la padrona di casa di Domenica in nella storia pubblicata su Instagram, continuando. Una foto con le mie sembianze, unita a quella di Elon Musk, è stata usata per invitare tutti a fare un investimento di 250 euro per un progetto finanziario. Subito dopo Mara ha sottolineato che ciò è stato reso possibile, ovviamente, dall'intelligenza artificiale, rivelando anche che il video che è stato creato illegalmente è stato diffuso da una piattaforma web dove addirittura è stato detto ai creduloni di poter contare sui suggerimenti di un consulente. L'impresa citata non risulta reperibile e anche il nome del consulente è falso, ha detto successivamente. Ho già ricevuto tantissime telefonate di persone che si sono meravigliate del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in un'iniziativa così ingannatoria. Ha asserito inoltre, concludendo annunciando la richiesta di risarcimento danni, appunto tramite querela sporta dal suo avvocato. Domenica in tutto pronto per la quarta puntata dell'edizione 2023/2024. Insomma, l'ennesima bufera per Maravenier, che è stata diverse volte anche in passato, come abbiamo già detto, vittima di tentativi di truffa online, sempre puntualmente denunciati. Al di là di questo, dopo aver fatto preoccupare i fan per le condizioni di suo marito, apparso sulla sedia a rotelle in una foto scattata in ospedale, e dopo aver ricordato il genero morto qualche mese fa. Mara si prepara a tornare in onda con una nuova puntata di Domenica in, dove la settimana scorsa ha dato forfè Memo Remigi, inizialmente annunciato tra gli ospiti. Questa volta a partecipare saranno Giancarlo Magalli, Loretta Goggi, Tommaso Paradiso e altri ancora.